Le città sono piene di sale gioco, sale bingo. Vado in edicola, posso prendere un gratta e vinci. Come posso difendermi da questo? Come posso non entrare in quella spirale oppure giocare soltanto se volessi divertirmi? In Italia stiamo vivendo uno tsunami di gioco non più controllabile se non con una moratoria. Diciamo che il legislatore italiano fino agli anni 90 ha avuto rispetto al gioco una sorta di giudizio di disvalore. Ci sono questi quattro casinò sotto il controllo del ministro dell'interno, un problema di ordine pubblico, quelle lotterie, il lotto e così via. È dall'inizio degli anni 90, che si comincia a vedere il business del gioco. Il problema che si è verificato, e questo è inarrestabile, cioè si sono promossi posti giochi in qualsiasi situazione senza una valutazione dell'impatto, del costo sociale che questo può rappresentare. Il gioco ieri era lento, oggi il gioco è molto veloce. Il gioco ieri dovevo andare a cercare il gioco, ora è il gioco che mi viene a cercare, vado da un'altra e trovo questo gioco insinuante che tocca le mie debolezze. Il gioco ieri spesso non dava la riscossione immediata, ma si poteva dare il denaro della vincita dopo alcuni giorni o settimane addirittura. Ora invece spesso questa riscossione immediata. Il gioco ora è tecnologico, su internet io posso trovare tutti i giochi. Un insieme di caratteristiche che stanno rendendo questi giochi molto più pesanti, molto più a rischio di creare addiction, perché così com'è per le sostanze, che non sono simili tra loro, la possibilità di divenire dipendente dipende da molte variabili, l'individuo, il suo momento, ma anche la sostanza che incontra. I giochi ora sul mercato sono spesso giochi hard, quindi giochi che sono in grado di favorire maggiormente lo sviluppo di una addiction. Ora, non si tratta di criminalizzare il gioco di per sé. Voglio fare un esempio, sono molti purtroppo gli incidenti stradali in Italia, nessuno viene in mente di andiamo a piedi, però ci sono delle regole, però non si può superare una determinata velocità, però le macchine devono essere sottoposte a collaudo, però i giovani non possono guidare automobili, però ci sono i controlli alcolimetrici. Ora, queste regole del gioco non possono dipendere solo dal giocatore, ma anche chi fa la legge deve fare leggi di regolamentare il gioco e ad esempio giochi pesanti in determinati luoghi a maggior controllo. Ora, noi troviamo giochi dappertutto, io credo sia necessario un controllo su queste cose. Qual è la società che gioca? Studenti, casalinghe, pensionati, liberi professionisti? Sono gli stretti sociali poveri, non è il ricco che ha tutto e chiede ancora questa emozione del tavolo verde. Spesso è il povero che non ha nulla e che spera di risolvere i propri problemi con la vincita fortunata. Anziani, le donne sono in crescita, i giovani sono un'altra categoria interessante. È fatto divieto ai minori di 18 anni di giocare. Credo però che questo divieto sia in molti casi evaso. Sono gli strati sociali poveri che giocano, poveri in senso economico, poveri in senso relazionale, perché non hanno spesso altre possibilità di evasione, poveri anche in senso culturale. Soprattutto i quartieri più depauperati stanno diventando delle Las Vegas dei poveri, dove luoghi ieri di intrattenimento, dove si poteva giocare a bocce, fare una chiacchierata, vedere un cinema, stanno diventando sale bingo. Allora, non si criminalizza il gioco, ma non si può, di fronte a questo proliferare di giochi dappertutto, che sono giochi anche semplici in un certo senso, tra lo scopone scientifico che richiede abilità, richiede memoria, richiede previsione e così via, e questi giochi che si limitano a cliccare in attesa di un fatidico o a grattugiare dei foglietti di carta, io credo veramente sia necessario uno stop e anche capire il senso e il significato di tutto ciò.